introdotto questa rubrica, non pensavo mai di arrivare a questo. Benvenuti su Gio Scrive, non ci vediamo con questa rubrica da Natale, quando ho fatto il primo episodio con l'avvento di Gio, adesso siamo giunti a questo episodio che sono sicura che stavate aspettando tantissimo. Avevo pensato a come esordire dopo la chiacchierata iniziale con questi episodi di Gio Scrive, che non saranno moltissimi, ma comunque spero che vi possano interessare e piacere. Leggiamo da dove ho iniziato, quindi i primi raccontini che io scrivevo alla tenera età di 9, 10, 11, 12 anni, quindi quando ho imparato a utilizzare il computer. Poveri noi, veramente. Qua davanti ho appunto i miei raccontini che adesso leggerò dopo anni che non li prendevo in mano. Sarà veramente imbarazzantissimo, quindi lasciatemi un like di supporto già da subito. Mi costa tanto. Cominciamo da un racconto dal titolo veramente filosofico: La cacca è cacca. Partiamo, penso, dal più cringe. C'era una volta una ragazzina di circa 7 anni di nome Elisa. Associare ragazzina a 7 anni, vabbè. Essa aveva dei genitori molto premurosi, diciamo anche troppo, di nome Lilly e Biagio. Plagio totale. Elisa era una ragazzina che amava lavorare, ma doveva farlo di nascosto perché se toccava una scopa sotto il controllo dei genitori, essi accorrevano in suo aiuto per vedere se si era ammalata. Quindi insomma erano abbastanza apprensivi, troppo difficile sta parola. Una notte però Elisa venne rapita da un gigantesco troll. Così a caso. Esso saltò giù dalla finestra con, oddio santo, in braccio, aiuto. I suoi bei capelli marroni e la sua camicia da notte a fiorellini blu, importantissimo dettaglio, oscillavano nella brezza della notte, mentre il troll correva sempre più velocemente. Elisa all'alba si svegliò in seguito ad una lavata di faccia fatta da morcio. Elisa si alzò di scatto e, trovandosi in mezzo ad una famiglia di troll, si mise ad urlare. Essi la tranquillizzarono e le spiegarono tutto. Noi non vogliamo farti del male, ma solo usarti come babysitter per il nostro bimbo crollato. Che è il nome che io ho dato a questo bimbo troll. Tuonò il padre, dovrai solo lavorare per noi, disse flebilmente la madre. No, aspetta. Allora, all'inizio la tranquillizzano, ma poi il padre tuonò. Quando Elisa sentì la parola lavorare, balzò in piedi e annunciò di aver accettato di fare da troll sitter al figlio del troll. Poi se ne pentì, perché il lavoro consisteva nel raccogliere la cacca dei cani da terra. E non solo, doveva anche imboccare il piccolo crollato. Infine doveva stare molto attenta a dare la cacca giusta al bimbo, perché i troll è notorio che mangiano cacca. Se la cacca era seccata, madonna, ma Giorgia, ma che cosa scrivi? Allora il bambino la sputava piangendo e chiamando mamma troll. Se non dava subito a crollato la sua dose di cacca molle, lei sarebbe stata uccisa dalla madre. Io non so se ce la faccio ad arrivare. Ok, vabbè, è breve, dai. Pian piano Elisa cominciava a dimenticare sempre di più i suoi genitori e cominciava a credere che la famiglia per cui lavorava fosse la sua. Quando diventò adulta, la famiglia dei troll, per gratitudine, le disse che se voleva poteva ritornare alla sua vera famiglia. Lei improvvisamente si ricordò dei suoi genitori e andò a rifugiarsi in un angolo buio della soffitta. Depressione totale. Oh mio Dio. Ne uscì dopo 10 anni. Allora, è diventata adulta. Non dice prima quanti anni sono passati, quindi questa ci avrà 30 anni adesso. Ne uscì dopo 10 anni, i troll furono così felici di vederla che non stavano più in loro dalla gioia. Dopo altri anni, quindi sui 40 più o meno, Elisa non si trovò più a lavorare per crollato perché era invecchiata, no? Allora molto di più, non 40, dai. E non poteva più chinarsi sui marciapiedi come quando era giovane. Così radunò attorno al suo letto la famiglia dei troll. Quanti anni sono passati, Giorgia? E disse, amici, ormai io sono vecchia e sento che è arrivata la mia ora, ma per piacere non informate nessuno della mia morte. Addio. Detto questo, il suo cuore smise di battere. I troll non avevano mai assistito ad un evento del genere e scoppiarono in lacrime per la prima volta in vita loro. Le lacrime caddero sul corpo defunto di Elisa e quello, come per incanto, si trasformò in cenere. Poi qualcosa si mosse sotto le coperte e da esse ne sbucò un neonato di troll femmina. La famiglia si diede uno sguardo d'intesa e il padre disse, la chiameremo Elisa. Fine. Non ho parole, siamo solo al primo e sto già cringiando come non so che cosa. Cosa devo commentare? Secondo racconto, troppi cracker. Avevo una capacità nel dare titoli alle storie, ragazzi. Una volta c'era una bimba di 2 anni. Tutti la soprannominavano Cheech Woman. Credo che fosse Cheech, anche se sarebbe Kitty.
per la sua grande passione per i cracker, che sono un alimento assolutamente calorico. Ne mangiava ad ogni ora del giorno e ad ogni minuto, ne mangiava così tanti che si era ridotta ad un pallone. Ripeto, cracker poi sono una cosa assolutamente calorica che ti fa ingrassare come non so cosa. Poi, in una giornata di sole all'asilo nido, conobbe Licchio Marconi. Licchio non so se sia effettivamente un nome, come lei aveva 2 anni. Tutti lo soprannominavano giustamente Cheechman o Chickman, perché anche lui aveva una grande passione per i cracker. Tu guarda che anime gemelle. Fu una delizia vedere insieme alla scuola materna la faccia dell'insegnante quando uno dei due non riusciva a sedersi al proprio posto. Che bullismo! O quando gli alunni scappavano per paura di una spanciata da parte di Cheechman. Poi alle elementari tutti li usavano come fenomeni da baraccone, facevano vedere alla gente quanti cracker riuscivano a mangiare in 1 minuto. Non avevo idea di cosa fosse il bullismo, probabilmente. Poi alle medie le loro madri leggevano sul diario: "Tuo figlio ha disturbato la classe durante la lezione, sgranocchiando un pacchetto di cracker firmato la preside", perché è notorio che la preside scriva le note sul registro. Un giorno di primavera, quando già frequentavano l'università, decisero di sposarsi. Salto di 20 anni. Le nozze si festeggiarono molto bene. I ragazzi offrirono un banchetto con un menù che prevedeva, attenzione, importantissimo, crocchette al cracker, minestra di cracker, bistecca di cracker, piselli di cracker, non so com'è che possano essere prodotti, vino al cracker e per finire un'immensa torta nuziale al cracker. Ridondante direi questo racconto. Poi in autunno successe una cosa molto strana. Oh mio Dio, i due sposi stavano sorseggiando del buon tè al cracker quando vomitarono tutti i cracker mangiati nel corso della loro vita. Quindi praticamente rivivono un'altra vita vomitando cracker. Snellirono di un bel po' e da quel giorno decisero di non mangiare mai più del cracker. Una morale veramente fondamentale nella vita di tutti i giorni. Brava Giorgia perché ci ha insegnato a demonizzare i cracker e la gente in sovrappeso. Il folletto e lo scream. In un tempo molto lontano, in un'epoca alquanto remota, esistevano vari tipi di creature magico-fantastiche. Una tra le più conosciute era la specie dei folletti. I folletti erano creature di una minuscolosità incredibile e vivevano in un minuscolo villaggio costruito intricando fra di loro vari fili d'erba. Esso era invisibile ad ogni creatura magica e con esso anche i suoi abitanti scomparivano, tipo i puffi. L'unica cosa che i folletti temevano erano gli scream, grandi fantasmi dalla bocca svilente o mantello nero con cappuccio. E indovinate cosa mangiavano? Proprio così si mangiavano i folletti. Un giorno si sparse la notizia che il capo degli scream, scritto sempre così, quindi ero convinta si scrivesse così, Sua Maestà Scream, dalla lunga vita e dalla bocca più sbilenca che c'è, nonché campione mondiale di mangia-il-folletto, si presentò dal capo dei folletti e gli chiese di radunare tutti i folletti del villaggio. Una cosa assolutamente poco inquietante. Giunti tutti nella piazza del villaggio, lo scream, mi fanno male gli occhi a leggere scream in questo modo, annunciò: "Folletti, come sapete ogni anno noi teniamo una gara di spavento ed è subito Monster University, ma quest'anno abbiamo deciso di cambiare un po'. Quindi vi annuncio una gara di corsa a 3x3 in cui ogni scream avrà un folletto a disposizione. I folletti dovranno partire inseguiti a ruota dal proprio scream. Se il folletto vince, tutti gli scream svaniscono accettando la sconfitta. Ma se vince lo scream, puntini puntini puntini, si pappa in un boccone il proprio folletto." E qui scoppiò in una sonora risata. "Allora accettate la sfida?" A quel punto una vocina stridula proveniente dal fondo della folla disse: "Io sono pronto." Tutti girarono indietro la testa e scoprirono che era stato Perlimpimpino. Io non sapevo scegliere i nomi. Il ragazzo più giovane del villaggio. Ragazzo, adesso sono ragazzi, non erano folletti, scusa. Nessun altro chiese di partecipare. Così il capo degli scream disse: "Bene, dato che abbiamo un solo volontario, la gara si svolgerà uno contro uno." Detto questo, se ne andò. Molti giorni passavano dalla visita dello scream e tutti cominciavano a chiedersi come Perlimpimpino sarebbe riuscito nell'impresa, dato che non usciva di casa da settimane, tipo quarantena. Molti sfornavano, appunto di quarantena si parla, alcune ipotesi però, non le pizze. Ad esempio, della candeggina per fasci che avesse... Oddio, i congiuntivi, Giorgia, ti prego! Sto malissimo, sto malissimo.
usato della candeggina per far scivolare gli screen. Oppure che avesse, torniamo ancora nell'errore, Giorgia, madonna, se tornassi indietro ti tapperei la bocca e le dita per evitare di scrivere certe cacate. Fatto un patto con tutti gli abitanti del paese per travestirsi da Scream, eccetera, eccetera. Errori di battitura manette. Finalmente arrivò il giorno della gara, tutti erano impazienti di vedere il vincitore o di vederlo mangiato. Lo Scream sembrava molto agguerrito, ma niente, nessuno sarebbe stato più tranquillo di Perlin Pimpino. Anche qua tempo verbale messo un po' pescato a caso. Bang! La gara ebbe inizio, ma subito lo Scream aveva raggiunto il piccolo folletto. Ma ad un certo punto, Perlin Pimpino cominciò a lanciare per terra alcuni folletti di pezza che attirarono l'attenzione dello Scream e lui cominciò a mangiarseli. Il segreto? Una goccia di sangue per ogni pupazzo. Così Perlin Pimpino vinse la gara e non si vide più uno Scream sulla faccia della terra. Doveva essere un racconto fantasy semi spaventoso, qua rimarchiamo il fatto che io e il fantasy non andiamo per niente d'accordo e un motivo c'è, ora capisco veramente tanto. Ne ho letti solamente 3 racconti, qua ne ho altri 1, 2, 3, 4, 5. 5 racconti brevi più un racconto a capitoli che non sapevo nemmeno di avere conservato. Sono disposta a fare un episodio 2, ma solo se mi spollicciate a manetta questo video e se mi commentate che lo volete con tutto il vostro cuore. Se pensate che possa divertire, imbarazzare, non lo so, i vostri amici, condividetelo su tutti i vostri social. Se volete supportarmi ulteriormente, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Prima di rimandarvi ai prossimi video, ci tengo a dire che ero molto piccola quando ho scritto questi racconti, quindi a mio avviso c'è da apprezzare se non altro la fantasia. Poi per il resto possiamo anche cringiare tutti insieme allegramente, ma apprezziamo. C'è un motivo, diciamo, se sono diventata quello che sono. Bisogna imparare dai propri errori, insomma, giusto? Noi ci vediamo domani con Danza con Joe. Invece ci vediamo col prossimo giorno. Scrive il 21 di maggio o prima, se metterete in tanti mi piace a questo video, con un secondo episodio sempre sullo stesso tema. Io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima.